Un'altra notizia paradossale è venuta fuori stamattina, nel senso che sapevamo da tempo che dal 1 gennaio alcuni autobus non potevano più circolare in quanto euro zero. In effetti oggi ci siamo trovati con quegli autobus ancora in linea che invece poi alla fine sono stati fermati e bloccati. La situazione al momento è che su 5 linee, diciamo, che coprono il territorio di Procida, soltanto 2 attualmente vengono coperte, le altre 3 sono state completamente annullate, lasciando ovviamente, diciamo, senza servizio di trasporto pubblico molte fasce di utenza, tra cui pendolari, studenti, anziani, insomma, ecco, questa è una situazione veramente paradossale, perché sia l'azienda sia ovviamente la regione in primis potevano organizzarsi, perché era un'evenienza ormai annunciata e quindi bisognava arrivare ad un noleggio di bus, diciamo, adeguati per continuare il servizio sul territorio, ovviamente. E quindi come comitato quali azioni avete inteso mettere in essere per scongiurare o risolvere questo problema? Noi abbiamo inviato una nota sia ovviamente all'organizzazione sindacale, sia all'azienda, sia alla regione per chiedere che venga a, che la regione autorizzi l'EAP ad un immediato, coprendo ovviamente i costi, ad un immediato noleggio di bus disponibili fino ovviamente a quando poi ci sarà una situazione ovviamente più normalizzata con l'acquisto attraverso gare di bus idonei a svolgere il servizio. Ma certo, quello che non possiamo tollerare è che il servizio venga interrotto dall'EAP.